costituzionale tra Marocco e province italiane dell'Arco Latino? Ma, l'Arco Latino è il contenitore nel quale sta la provincia della Spezia. L'Arco Latino è un'associazione di province italiane, francese e spagnole che ha tra le sue missioni importanti, riconosciute dall'Unione Europea, dal Parlamento Europeo, quello di operare azioni di cooperazione territoriale locale con la riva sud del Mediterraneo. Nello specifico questo è un progetto delle Nazioni Unite che guarda allo sviluppo della democrazia, quindi con l'attribuzione di poteri agli organi locali e ai territori nel Mediterraneo. Nello specifico è un progetto ArtGol dentro il piano delle Nazioni Unite che guarda il Marocco. Quindi è stato finanziato questo progetto ed è stato mandato l'Arco Latino, che nel caso è rappresentato anche dalla provincia della Spezia, di cooperare per portare la democrazia locale, vuol dire far crescere le comunità. È la risposta che nel caso del Marocco, che il re ha voluto dare alla primavera araba, una speranza, una voglia di maggiore partecipazione. Noi ci siamo, approfittiamo di questo per misurare la nostra dimensione rispetto alla dimensione di oggi, che non può essere che una dimensione globale, una dimensione mediterranea, una dimensione europea. Attraverso le azioni di cooperazione proviamo a costruire una rete di relazioni che consenta anche alle imprese del nostro territorio di essere protagoniste in quel mercato. Oggi molte imprese italiane cercano futuro, cercano speranze in un momento di forte contrazione del mercato interno, lavorando sul loro. Il Marocco ha le caratteristiche di un mercato stabile e di un mercato in crescita, cioè dove c'è una sufficiente stabilità dell'organizzazione, sufficiente stabilità politica e c'è una crescita che è significativa, oltre in alcune regioni vicino al 10%, in altre intorno al 6,50%, nelle regioni dove si cresce meno al 4,50%, quindi è un territorio di crescita e quindi naturalmente quando si cresce si ha bisogno di imprese che investano in quel territorio e che ci credano. Bisogna che si vada, insomma, con uno spirito nuovo, cioè non si va a cannibalizzare nessun territorio, insomma, anche le imprese devono comprendere che sono dentro una cooperazione istituzionale e si va per portare il proprio lavoro, la propria conoscenza e per ricevere in cambio qualcosa, insomma, non solo le risorse, ma per cercare di aiutare la crescita di questo territorio.